Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa giornata anticorruzione, trasparenza e legalità. Io volevo intanto sottolineare la coincidenza di questa giornata con la giornata internazionale sull'anticorruzione, trasparenza e legalità che ricorre oggi. E devo dire che non è una coincidenza, come dire, non è una celebrazione che mi renda particolarmente né felice né orgoglioso come pubblico dipendente, cioè il fatto che ci sia bisogno di una giornata che in qualche modo ci richiami a dei doveri di anticorruzione, trasparenza e legalità mi sembra abbastanza singolare, soprattutto nel settore pubblico, dove queste, diciamo, sono caratteristiche, dovrebbero far parte dell'azione di ciascuno di noi. Voglio ringraziare i colleghi che se ne occupano all'interno dell'istituto, da Marco Lacommare passando per Diana Ponte, ma li cito in ordine sparso, quindi Francesco Pirrone, Paolo Marsili, Alberta Franchi, che insomma hanno un po' costituito il nucleo iniziale, che sono, penso, ormai anche alla fine di un mandato, perché anche per ragioni temporali in qualche modo dovremo pensare a un ricambio, no? Nei prossimi mesi. Un ringraziamento va anche all'amico professor Luciano Inna, che ha accettato, come sempre con grande disponibilità, di essere qui per l'analisi, che ci terrà una relazione sull'analisi di rischio applicata alla prevenzione della corruzione. Io ho poco da dire, se non intanto avvisare che l'evento è trasmesso in diretta streaming, per cui coloro che non volessero essere ripresi o che non volessero che l'intervento venisse divulgato, lo sono pregati di dirlo prima, ovviamente, che ciò avvenga. E semplicemente, come dire, richiamare un concetto che secondo me è fondamentale e che fa parte però della vita di tutti noi, nel senso che io credo che queste siano caratteristiche che devono improntare l'azione amministrativa e personale sempre, e di questo ne sono assolutamente non solo convinto ma anche consapevole che qui dentro ciò avvenga. È chiaro che noi dobbiamo migliorare e mettere sempre più in relazione i concetti di anticorruzione, trasparenza, collegati poi al piano della performance. In qualche modo credo che la relazione di Diana lo metterà in evidenza, questi aspetti di collegamento. Però sono anche convinto e contento del fatto che in questi anni, almeno negli anni in cui sono stato direttore, pur a fronte di alcune situazioni, di alcune inchieste giudiziarie particolarmente pesanti, anche che hanno interessato il territorio nazionale, nessuno di noi e dei colleghi che hanno in qualche modo fatto parte di quelle vicende per la parte tecnica e istruttoria ne sia stato coinvolto, perlomeno per quanto riguarda fenomeni di questo tipo, che sarebbero stati evidentemente pesantissimi, il che credo che sia un bel segnale per tutto l'istituto. Questo non vuol dire che la guardia vada in qualche modo abbassata, soprattutto per quanto riguarda fenomeni che dall'esterno possono venire qui. Io sono consapevole dei rischi rispetto ad alcune tematiche, ma sono anche molto molto fiducioso e tranquillo rispetto all'operato dei colleghi. Marco Lacommare vi parlerà di questo nuovo meccanismo che abbiamo sperimentato quest'anno, il whistleblowing, è una parola abbastanza difficile da pronunciare anche in inglese. C'è stato qualche caso che in qualche modo ha interessato anche la vita dell'istituto. Io penso però di poter dire con assoluta serenità che si sia trattato di casi più che altro legati a singole disattenzioni, io le chiamo disattenzioni personali, quindi non atteggiamenti voluti o dolosi, quanto alla percezione di un comportamento che, diciamo, probabilmente era stato ritenuto legittimo, ma che invece, anche alla luce delle normative sopravvenute, no, così non era. Questo peraltro ancora di più perché dobbiamo considerare che siamo in presenza di meccanismi di controllo incrociati, soprattutto sui pubblici dipendenti, che non consentono margini di libertà a nessuno, cioè a noi le segnalazioni
arrivano anche da altri enti, da altre istituzioni che se ne occupano, quindi diciamo se un richiamo posso fare in questi termini è quello, ecco, di essere in questa fase, in queste situazioni, più realisti del re, perché non è sempre solo l'amministrazione, questa amministrazione, che si attiva, diciamo, su alcune situazioni autonomamente, ma molto spesso siamo destinatari di segnalazioni da parte di altri enti, di altre istituzioni, che magari con i controlli incrociati, visto che ormai siamo completamente, più che direi fotografati, radiografati sotto tutti i punti di vista, poi vengono situazioni che vengono appunto segnalate al capo del personale o direttamente a me. Questo sistema del whistleblowing, peraltro, diciamo, è fatto in modo da non diventare una sorta di grande fratello in cui anche per ragioni personali ci si accusa l'un l'altro, ha delle caratteristiche specifiche, poi insomma credo che il dottor Lacommare ve ne parlerà, però io vorrei sottolineare e chiudere in questo modo l'intervento di saluto. Vorrei sottolineare come secondo me alla fine l'azione dell'amministrazione non può essere, diciamo, un'azione repressiva, sono tutti meccanismi che ovviamente servono e devono servire laddove ci siano delle situazioni di patologia, ma io ripeto, sia per l'esperienza di questi anni, sia visto le ultime anche segnalazioni, ritengo che siamo in presenza di casi che sfiorano, diciamo, la fisiologia, nel senso che non abbiamo registrato situazioni particolarmente eclatanti o tali da giustificare segnalazioni, diciamo, all'autorità giudiziaria, almeno fino ad oggi, se non mi sbaglio. Sì. E appunto per questo direi che un richiamo va fatto sia all'amministrazione sia a voi, perché diciamo, dubbi, perplessità, situazioni che possono generare equivoci vengano portate subito all'evidenza, in modo da poter continuare a lavorare serenamente così come abbiamo sempre fatto ed evitare, diciamo, che le situazioni diventino poi si incancreniscano e poi possano assumere connotati diversi con profili di rilevanza penale o amministrativa. Quindi, diciamo, è un augurio di buon lavoro, un augurio che faccio a voi, ma soprattutto a me come direttore, nel senso di continuare a celebrare queste giornate, anche se francamente vorrei che non se ne facessero più, perché, ripeto, celebrare una giornata di questo tipo significa che purtroppo siamo costretti come pubblica amministrazione nel complesso a dover rimarcare l'attenzione su questi aspetti, ma sono anche convinto e spero che in questo istituto queste giornate siano solo dei momenti di approfondimento tecnico, amministrativo, giuridico e non siano invece collegate a fenomeni di tipo patologico che finora non ci sono stati e che sono certo non si ripeteranno in futuro. Vi ringrazio.